ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, e imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quando Dio sceglie di fare qualcosa nella vita di ciascuno di noi, la fa in grande e soprattutto la fa per sempre. E sono grata a Dio di questo dono, di questa risposta alla sua chiamata, di questo per sempre che ha messo nel mio cuore attraverso l'ordine del diaconato. Ringrazio ciascuno di voi, a partire dal coro, da questa porta d'ingresso. Sono sul partone non a caso, perché ci hanno introdotto e guidato lungo tutta questa celebrazione eucaristica. Fare un applauso a loro innanzitutto. È bello rivedere, guardare da questa parte e vedere tutti i volti incontrati, anche quelli che non ti aspetti, anche quelli della missione popolare che abbiamo vissuto a Bianchi, a Colosimo e a Pedivigliano. Siamo stati missionari nelle vostre case e voi siete venuti qui pellegrini da Sant'Umile. Grazie per il viaggio che avete fatto e per la fatica che avete affrontato e sostenuto. Un grazie particolare a tutti quelli che hanno collaborato affinché questa festa fosse ancora più festa. Alla famiglia francescana, certamente all'OFS, alla Gifra, a Rione San Pietro, e a quanti si sono spesi in questi giorni. Eccellenza, mi arrivavano delle foto di dolci che sembrava una pasticceria. Abbiamo pensato questo per te. Le piccole attenzioni, i mostaccioli, direbbe San Francesco d'Assisi, di Donna Jacopa. Che bello ricevere queste piccole attenzioni proprio oggi, in questo giorno di grazia. E poi un grazie particolare alla mia famiglia, ovviamente. Ad ogni occasione, è una famiglia che si allarga, si arricchisce sempre di nuovi nipotini, è sempre più grande ad ogni passo che faccio. E non solo, sono contento perché mi segue dovunque. Non viene a vedere il posto dove sto, non viene a trovarmi in convento. Viene perché il Signore vi convoca ancora una volta, insieme. E vi assicuro che era da tempo che non ci trovavamo tutti insieme. Perciò è bello gioire e ritrovare insieme tutta la famiglia qui, proprio oggi. Non può mancare un grazie a tutti i frati e confratelli qui presenti e sacerdoti, ma soprattutto a questa fraternità. Veramente mi sono sentito accolto, custodito, accompagnato, come quel seme che viene portato, che viene coltivato e fatto piano piano crescere. Un grazie va a ciascuno di loro. Veramente grato per quest'anno trascorso insieme con loro. Grazie. E poi, per concludere, come ad ogni festa, ci sono i regali, ovviamente. Parlo di due regali che tutti riceviamo quest'oggi. Il primo l'ho ricevuto personalmente da Sua Eccellenza quando ha scelto questa data. La data era un'altra che avevo scelto, ma ahimè era impegnato, e mi ha fatto questo grande regalo. In questo giorno di grazia del transito di San Francesco d'Assisi si è reso disponibile per noi, per questa comunità, per non solo i frati ma anche i parroci che sono qui con noi, che hanno sospeso le messe per rendere ancora più unico questo momento, per essere veramente Chiesa e comunione. E la Chiesa c'è non solo per i parroci, per i sacerdoti e per i frati, c'è anche per tutti i fedeli, per ognuno di voi. Perciò grazie per la vostra presenza. È il regalo più bello, quello inaspettato, quello di quando si viene e si attraversa la porta di un santuario.
Sì, perché ognuno di voi ha già ricevuto nel cuore una grazia particolare da Sant'Umile, che durante tutta la celebrazione era la porta di Dio a questuare grazie per noi. Perciò un ringraziamento particolare va proprio a Lui, alla Sua intercessione per ognuno di noi e a voi che come pellegrini e forestieri siete venuti in questo santuario a ricevere la Sua presenza, la Sua visita, la Sua intercessione. Grazie. Dopo la lezione ci ritroveremo nel salone del convento per condividere un momento di festa. Franca rimarrà in chiesa dove potremo salutarlo. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per ricevere la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Preghiamo.